se voi sentite parlare, che ne so, adesso non voglio fare battute, però uno sente parlare Renzi e sente il tipo di logica, di cultura che esprime, gli slogan, le battute che fa, al di là se sia simpatico, antipatico, se vince, se perde, al di là di qualsiasi giudizio, dice, ma questo, gli elementi di conoscenza della realtà, dove li prende? Allora, se in realtà come il commercio equo e solidale non sollecitano, oppure faccio un altro esempio, sente, che ne so, il segretario generale della CISL, se lo sentite parlare, vi cascano le braccia. Allora questi, la conoscenza della realtà, come se la fanno? Che libri leggono? Che persone incontrano? Che giornali? No. Allora è importante che chi invece ci sta nella realtà, perché l'ingiustizia la vede, vede le vittime, cose di alternativo, questo significa stare nella realtà, solleciti chi sta nei sindacati, chi sta nei partiti, almeno diciamo i settori più vicini, perché questi cambino, si mettano in discussione innanzitutto nella percezione della realtà. Ecco perché poi al di là della buona fede o mala fede sbagliano completamente e se va bene sono sterili, se no sono chiaramente dannosi. Ecco, stanno fuori della realtà. Allora non si può perdere il rapporto con loro, perché altrimenti loro fanno molti danni, no? E quindi questo bisogna frenarlo, attutirlo almeno. Ecco.